Perfetto. Eccoci qua nella cucina del Grigio, il Grigio Chef sono io. Con me ingredienti semplici, grande effetto. Oggi semifreddo al melone. Cosa serve? 4 uova, un melone, 300 ml di panna fresca, 50 ml di acqua, 130 g di zucchero. Benissimo. Iniziamo a tagliare il melone. Hop, uno a lei, uno a me. Oh, faccia fare proprio. Oh, perfetto, bravissimi, Tagliamo il melone, che poi dopo sai cosa faccio? Io lo taglio e poi dopo lei deve andare a svuotare, deve togliere i semi, buttarli, perché quelli non sono buoni, e usare poi la polpa, le faccio vedere. Iniziamo a tagliare. Bene, ecco qua. E a questo punto, con l'aiuto del cucchiaio, mi va a togliere i semi, li butta. Io nel frattempo inizio a caramellare lo zucchero, quindi vado ad accendere gas, benissimo, lo zucchero, tocca bene, perché poi quelli non è che poi dobbiamo mangiarli, bene, facciamo le cose fatte bene, e mettiamo l'acqua, iniziamo a mescolare, e poi non lo tocchiamo, finché lo zucchero arrivi a una temperatura di 120 gradi, poi dopo insieme mi tiene d'occhio la temperatura, vado avanti, bene, perfetto. A questo punto mi prendi la polpa e me la metti qua, che poi andiamo a frullarla, su un cucchiaio, piano piano, la ruoti, e il verde non lo mangiamo, solo la polpa. Bravissimo, bravo, bene, perfetto. Vai, tanto io tengo d'occhio il nostro zucchero qua. Ah, a proposito, ho bisogno di un termometro per misurare la temperatura. Quindi... sa cosa serve questo? No, non è per misurare la sua temperatura corporea, questo è per misurare lo zucchero, che deve arrivare a 120 gradi. Bene, facciamo qui. Finito lei con la... quasi, Bene. No. Bene, lo zucchero procede bene. Iniziamo con le uova. Usiamo solo il tuorlo, non usiamo tutto. Bene, lo zucchero quasi ci siamo, diamo una misura fina ancora per vedere, Bene, lo zucchero è arrivato in temperatura, qui aspettiamo un attimo perché poi adesso lo zucchero andiamo ad aggiungerlo al nostro uovo sbattuto, lo aggiungiamo e subitissimo andiamo ad amalgamare il tutto. Lasciamo girare il composto finché si intiepidisca un po', quindi ci vogliono 4-5 minuti in questa operazione. Benissimo, direi che può bastare così, quindi andiamo a togliere il composto di tuorlo, d'uovo e zucchero caramellato e lo mettiamo in questa cinella, ci facciamo aiutare magari da una spatolina. C'è tutto qui, c'è tutto. Ecco qua. Questo contenitore ci serve anche per andare a montare la panna. Nel frattempo la polpa, sì, insomma lei ce n'è ancora qua. Guarda, guarda quanta roba che mi lasci sul fondo di questo melone. Ah, che spettacolo. E hai margine, hai margine, hai margine. Non preoccuparti, hai margine. Dov'è? Qua. Ho sempre paura che tu mi freghi qualcosa. Non si sa mai, fidarsi è bene, non fidarsi meglio. Via! Bene, prendiamo. Guarda che roba! Gira, gira! Il dito no, è pericoloso! Ok, perfetto, anche questo. Via! Anche questo andiamo a unirlo naturalmente al nostro composto. Bene, bravo, sposta. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo montare la panna, giusto? Quindi montare la panna è semplicissimo. La versiamo dentro. Azioniamo ancora una volta, questo. La prossima volta ci muniamo di cuffie. Bella idea, Bene. Facciamo magari un'inquadratura sul composto qui. Ah, che roba. Iniziamo a miscelare bene l'uovo sbattuto, lo zucchero caramellato e la polpa di melone frullata. Semplicissimo.
perfetta. Non dovrei proprio fare il burro. Fa la panna montata, giusto? No, oh, che spettacolo. La sedai? No, non mi piace. Mi piace. Ci siamo. Aggiungiamo la panna. Guarda che spettacolo. Guarda che bella. Anche qui, dal basso verso l'alto, l'importante è il gesto. E piano piano amalgamiamo il tutto. Ecco qua, una volta amalgamato tutto, lo facciamo. Mi dà una mano adesso. No, tenga Mari, fermo così. No, sono scomodo, ma mi arrangio. Faccio solo, no, ma più che altro perché mi viene male. E andate a riempire il vostro menù, la metà di qua. Tieni magari così. Guarda che adesso, no, oh, ci sta, oh, non c'è problema. Guarda. Perfetto. L'altra metà la mettiamo qua. Chiaramente vi avanzerà, naturalmente abbiamo tolto la polpa ma abbiamo aggiunto la panna, quindi è aumentato il volume. Questa la teniamo e la mettiamo nel frigo. A questo punto serve la pellicola, lei sa. Ah, ma detto. Bene, un pezzo di pellicola, coprite e mettete nel freezer per 4 ore. Passate le 4 ore di freezer, il nostro menù sicuramente è pronto. Bene, andiamo a vedere. Tac. Ecco qua. Oh, guarda che dice. E invitate. Bene, bello. Piatti. Mi dà un piatto, eh? Ah. Perfetto. Ah, uno. Sì, uno per uno non fa male a nessuno. Coltello, tagliere. E andiamo a tagliare la nostra fetta di melone. La mettiamo sul piatto, così, un tocco, un po' di panna, che naturalmente voi, ai vostri ospiti, dite che avete fatto voi, puntata voi per me, se invece noi facciamo un tocchetto per velocizzare le cose, così, poi, tocco di colore ancora, chef, cosa dice? Assistente? Sì, una fragolina, via, la appoggiamo così, che bella, bene, ci spostiamo un po', si vede bene? A questo punto, cotto, speriamo. Better.